Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. E infatti oggi fatta da voi più che mai, perché come di consuetudine nel primo Tessiland Condivision del mese parliamo dei progetti che hanno riscosso maggior successo, quelli più interessanti, quelli che hanno ottenuto più mi piace durante il mese precedente, in questo caso il mese di marzo. Quest'oggi vedremo tre progetti e poi, come vi avevo accennato già durante le altre puntate di Tessiland Condivision, parleremo di come realizzare il post, se così possiamo definirlo, perfetto, per tanti motivi. Non anticipo nulla, iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Il primo progetto di quest'oggi è di Made in Copeland, vale a dire Antonella. Allora, lei ha realizzato questo costume con vediamo cosa. Antonella ha utilizzato lo splash tabacco e l'uncinetto 3,5. Ci ha raccontato in realtà che questo costume è per sua sorella. Ha scelto questo colore proprio perché lo ha immaginato indossato da sua sorella con la pelle olivastra e ha pensato che sicuramente il colore tabacco potesse risaltare al meglio questo colore. E infatti ha scelto davvero molto bene. È una principiante, ha preso spunto da un paio di progetti visti sul web. Non è stato facile all'inizio perché trattandosi di un filato elasticizzato non aveva molta pratica in merito, ma poi punto dopo punto, o meglio, maglie alte con relativi diminuzioni e aumenti, è riuscita a realizzare questo costume ed è rimasta subito molto soddisfatta del risultato e del filato utilizzato. Ma ci ha inviato anche un vocale molto interessante, quindi ascoltiamo e guardiamo le foto che ci ha inviato. Ciao a tutti, sono Antonella, ho 32 anni, vengo da un bellissimo borgo in provincia di Salerno, Cava dei Tirreni, sono mamma di un bimbo di 1 anno e mezzo e in attesa di una femminuccia. Mi sono avvicinata al mondo dell'uncinetto in questo periodo di pandemia per trovare un impiego per me stessa, nei momenti morti, anche se sono davvero pochi con un bimbo piccolo, però mi piace davvero molto e sto realizzando in questo momento le bomboniere nascita per la mia piccolina. Ho realizzato l'anno scorso, quasi 2 anni fa, le bomboniere nascita per il mio piccolino ed è così, diciamo, che l'ho conosciuto, ma poi l'ho lasciato andare. Ora mi sono riavvicinata, ma credo che la curiosità aumenta sempre più, quindi credo di non lasciarlo più. Seguo sempre il vostro canale, cerco ispirazione con diversi tutorial per creare magari degli oggetti, dei pezzi unici. Quindi diciamo che oltre a un passatempo spero che in futuro possa diventare un vero e proprio lavoretto. Nulla, mi ha fatto piacere rilasciare questa piccola nota vocale per voi e a presto, io vi seguo sempre. Beh Antonella, allora ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova arrivata e complimenti ancora. Il secondo progetto di quest'oggi invece è di Natalia 40, che ha realizzato questo meraviglioso vestito con, vediamo, Natalia ha utilizzato il Justin Baby Beige e l'uncinetto 3. Ci ha inviato un bel vocale, quindi ascoltiamolo insieme e ammiriamo anche le foto che ci ha inviato. Buongiorno a tutti, mi chiamo Natalia, vivo a Quinzano d'Oglio, un piccolo paese della bassa bresciana. Di me posso dire che ho iniziato a lavorare uncinetto molto giovane, all'incirca 16-17 anni, fino ai 25 anni ho lavorato, poi mi sono sposata, ho accantonato il tutto e l'ho ripreso durante il lockdown grazie ai tutorial della Fatta Tutto Fare. Da qui ho scoperto il mondo tessile con i suoi fantastici filati, con un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Il progetto che ho realizzato è un abitino e l'ho realizzato grazie a mia figlia. Voleva appunto un abito da poter utilizzare con i leggings o semplicemente con un paio di stivali alti. Ho scelto il Justin Baby perché credo sia un filato molto caldo, morbido e soprattutto facile da lavorare. Ho realizzato il mio abito in top down con l'uncinetto numero 3 e ho utilizzato un punto elastico, ossia una mezza maglia presa in costa retro. Volevo un punto dove non trasparisse il sotto. La taglia è una M e ho consumato all'incirca 16 gomitoli.
inutile dire la felicità di mia figlia per questo abitino, le è piaciuto veramente tanto e sono altrettanto contenta che sia piaciuto anche a Valentina e che di essere stata contattata comunque dalla Tessiland per potervi presentare il mio progetto. Grazie a tutti e arrivederci, un bacione e un abbraccio a tutti. È stato un vero piacere, Natalia, anche perché più che meritato, brava. Parliamo invece adesso di post. Allora, molte volte nelle varie puntate di Tessiland Condivision vi suggerisco di inserire quanti più dettagli possibili nel momento in cui fate un post, in modo tale che quando andremo poi a repostarlo, chi visionerà la vostra creazione possa comunque sapere non tanto quale filato avete utilizzato, ma quale sia stata la vostra fonte di ispirazione, come avete realizzato questo progetto e aiutare, consentire a chi vede per la prima volta il vostro progetto a realizzarlo o comunque a prenderne spunto modificando magari il filato, i colori, ma comunque dargli la possibilità di realizzare quel progetto che, scorrendo la pagina su Facebook Meglio di Maya, ha visto, se ne è subito innamorato e dice: questo voglio farlo adesso. Ecco, voi siete necessari e fondamentali in questo, proprio per aiutare queste persone a farlo. E come vi abbiamo accennato l'altra volta, ci sono pochissime persone che davvero riescono a dare tutti i dettagli, riescono ad aiutare davvero chi vuole realizzare una creazione, e una di queste è Sperimenta. Ecco, vediamo ad esempio questo post. Lei ha inserito sia una frase in inglese per dare anche un tocco un po' internazionale e la relativa traduzione affinché davvero tutti possano capire il significato, ed ha fatto una citazione di Pablo Picasso che dice appunto: i colori come lineamenti seguono i cambiamenti delle emozioni. Quindi la prima cosa da fare è appunto sicuramente colpire, anche perché, diciamolo, sicuramente aiutare è il primo obiettivo, ma magari anche avere tanti like e chissà raggiungere anche la vetta della foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese. Quindi sicuramente la prima cosa da fare è catturare l'attenzione di chi guarda la vostra creazione, ma soprattutto trasmettergli un messaggio. Quello che volete trasmetta la creazione che avete realizzato, e lei ha deciso di fare proprio questa citazione. Poi ci ha detto anche come realizzare con un tutorial, ma come dicevo, perché Sperimenta insomma li realizza, ma altrimenti potete anche scrivere da quale tutorial avete preso spunto, oppure semplicemente uno schema, i punti più salienti. Trasmettere quindi come può essere realizzato e poi ovviamente anche il filato che avete utilizzato, in modo tale che chi voglia rappresentare proprio la perfezione, la vostra creazione, sappia anche quale filato e quale colore avete utilizzato, e ovviamente il relativo uncinetto o ferri. Per quanto riguarda la lunghezza, ovviamente più che di lunghezza parliamo in realtà di struttura, perché è importante nelle prime righe trasmettere, perché per dare tutte queste informazioni ovviamente la lunghezza sarà relativa, nel senso che è importante scrivere già nei primi righi ciò che volete trasmettere, il messaggio per voi più importante, che volete che chi legga la vostra descrizione, veda la vostra creazione, percepisca fin dall'inizio. È questo che consentirà poi di cliccare su quel continuo a leggere e di scoprire l'importanza che ha per voi questa creazione e come l'avrete realizzata. E mi auguro che con queste indicazioni possiate davvero riuscire a trasmettere il meglio della vostra creazione, che avrete realizzato sicuramente con tanta fantasia, tanta creatività, ma anche tanto duro lavoro, e quindi va premiato. E adesso invece, a proposito di come ottenere più mi piace, parliamo proprio della creazione della protagonista di quest'oggi, che ha proprio ottenuto più mi piace durante il mese di marzo. Pensate che ha superato i 1000 mi piace, tantissimi. Ed è Tina Nucci, che ha realizzato questa magnifica coperta con, vediamo cosa, la bravissima Tina ha utilizzato il bravissimo Panna, il tutto lavorato con uncinetto numero 5. I punti che ha utilizzato sono davvero molto belli, è stata senz'altro molto brava e infatti l'avete premiata proprio per questo. E a tal proposito ci ha inviato un vocale e alcune foto, quindi ascoltiamo e guardiamo insieme. Ciao a tutti, mi chiamo Tina Nucci, abito a Martina Franca, una bellissima città barocca della Puglia. E niente, ho iniziato a lavorare all'uncinetto un paio di anni fa e devo dire che è diventata la mia passione.
Quando ho deciso di realizzare questo scaldapiedi ho visto in giro un po' di tutorial e poi ho seguito un tutorial in inglese. Non è stato facile per me poiché non conosco l'inglese, però conoscendo i vari punti ho cercato di replicarlo. Ho usato il filato Bravissimo, che è un filato morbidissimo che rende tantissimo e vi consiglio caldamente. Il colore è il panna e per l'intero progetto ho avuto solo bisogno di 800 grammi. Ho usato un uncinetto numero 5 e il progetto misura 170 cm x 90. Ho iniziato con 220 catenelle. I punti che ho usato per realizzare il progetto sono un punto canestro, punto popcorn e punto diamante. Sono davvero felice che è uno dei progetti che avete più apprezzato nel mese di marzo e ringrazio tutti e vi auguro buona giornata. Che dire Tina, il risultato che hai raggiunto è stato davvero notevole ma anche più che meritato, quindi davvero complimenti. E questa puntata di Tessilan Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, ringrazio tutte le protagoniste di quest'oggi che ci hanno permesso di pubblicare i loro lavori ma anche di partecipare raccontandoci quella che è la loro vita e le loro emozioni. Speriamo tanto che le indicazioni date su come realizzare un post possano davvero esservi utili e soprattutto possano aiutare chi vedrà la vostra creazione. E a proposito di ciò vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i miliardi di video che pubblichiamo, curiosità, nuovi prodotti che ci sono, che continueranno ad esserci, di cliccare un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, di seguirci anche su tutti gli altri social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok, di leggere i nostri articoli settimanali sul blog Meglio di Maya, di commentare qui sotto il video se avete delle domande, dei suggerimenti, delle richieste, anche se magari ecco ci sono delle richieste soprattutto in merito a qualcosa di cui volete che parliamo nella prossima puntata di Tessilan Condivision, che come sapete si concentra di più su problematiche, suggerimenti, consigli, nuovi articoli, insomma ecco siete sempre voi, appunto come dicevo, Tessilan Condivision, la rubrica fatta da voi per voi. Tutti i link dei prodotti di cui abbiamo parlato quest'oggi potrete trovarli nella i posta qui in alto oppure qui sotto nel box informazioni. Ok, basta, finito, ho parlato tantissimo anche oggi ma ormai lo sapete che sono un po' logorroica. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao.